Ciao Instagamer, bentornato. Prima di partire con il business manager e la spiegazione su come creare campagne pubblicitarie di marketing, volevo creare con te l'arsenale per effettivamente poi andare in guerra e ottenere i nostri risultati vincenti. Quello che dobbiamo vedere insieme, effettivamente, dopo la creazione della fanpage e la sua configurazione, dobbiamo andare ad analizzare cos'è che non dobbiamo mai fare, perché come è vero che è utile il percorso creato step by step, ma è giusto anche che io ti dica cosa evitare per cercare di farti risparmiare tempo, risparmiare budget e soprattutto risparmiare anche delle rogne. Quindi andiamo sulla mia fanpage e voglio mostrarti una cosa che non devi mai fare. Questo pulsante azzurro è stato messo qui appunto perché ci porta a cliccarvi e a creare un annuncio pubblicitario. Cosa succede però? Che se noi andiamo a cliccare qui, Facebook ragiona come se noi non fossimo dei professionisti, perché quello è talmente intuitivo che qualsiasi persona che va su Facebook, si registra, inizia a creare contenuti, basta che clicca lì, inserisci e l'obiettivo, voglio ottenere più acquisti, più visualizzazione, oppure ricevere più messaggi, inserisce il budget e fa partire l'annuncio. Sbagliatissimo. Sbagliatissimo perché giustamente Facebook suddivide due differenti tipologie di persone: i professionisti che utilizzano il business manager, che quindi sanno controllare il budget pubblicitario, e invece i principianti che effettivamente vogliono lanciare un annuncio, però lo fanno con quello che sanno, ovvero vedono il pulsantino, ci cliccano su e lanciano il loro annuncio. Ma cosa succede? Succede che Facebook li fa pagare di più e soprattutto non si possono ottimizzare i risultati perché ci saranno meno dettagli, perché non avremo una schermata bene evidenziata delle statistiche che stiamo ottenendo e quindi è molto più complesso. Quindi mai, mai, mai cliccare sul pulsantino metti in evidenza che c'è sotto le immagini. Un'altra cosa importante, come potrai vedere, Facebook ha deciso di bloccarmi l'account pubblicitario. Questo cosa comporta? Comporta, diciamo, una problematica. Sinceramente non so il perché abbia bloccato l'annuncio, o meglio, l'account, perché effettivamente era un po' che io non facevo annunci con questo account pubblicitario. Quindi quello che effettivamente andrò a vedere, vedete, mi hanno bloccato praticamente tutto l'account, non solo account pubblicitari specifici, andiamo a vedere magari quello, sì, tutti, mi hanno bloccato praticamente tutto quello che, su cui posso muovermi e creare annunci pubblicitari. Questo si verifica quando magari c'è un aggiornamento di Facebook. Facebook trova negli annunci precedenti che hai pubblicato una piccola parolina o qualcosa che non è gradito per l'algoritmo e quindi decidi di bloccarti l'account. Mi vedi preoccupata? No. E ti spiego il perché. Torniamo indietro e ti spiego come evitare questa cosa, o meglio, come risolverla in modo scialla, ok? Perché se noi stiamo lì a preoccuparci, oh no, mi hanno bloccato l'account pubblicitario, non so come fare più gli annunci, non viviamo, non dormiamo e soprattutto non respiriamo neanche perché effettivamente, guarda me, io gestisco le pagine di molti dei miei clienti direttamente dal mio account pubblicitario. Cosa succede quindi? Succede che per fortuna io ho una socia, la mia socia è all'interno di qualsiasi business manager che io gestisca, in modo tale che adesso che mi hanno bloccato l'annuncio, comunque ho il suo come stato cuscinetto. Quindi, quello che ti consiglio di fare, una volta che hai creato la tua fanpage, vai su. Ah, dobbiamo andare, ok, scusate, su impostazioni, ruoli della pagina. E su ruoli della pagina noi possiamo andare a evidenziare il ruolo che ci interessa. Quindi qua
Possiamo digitare un nome, non so, mettiamo mia madre come amministratore, aggiungo, inserisco la mia password e tada! Giada Musini, amministratore, Jessica Boscacci, Simonetta Rastelli in sospeso. Quindi, cosa succede? Che eventualmente, se proprio in extremis, se le mie pagine verranno bloccate, io avrò almeno la mia collega, magari mia mamma, che poi comunque sia, a noi non ci interesserà il loro account, ricordatevi sempre, noi andremo a ragionare in termini di business manager. Quindi, anche se sia vostro figlio, un vostro familiare, vostro fratello, vostra sorella, a voi non interessa, l'importante è che loro accettino e voi andrete a lavorare sul loro business manager. Loro non vedranno mai niente, riceveranno solamente magari delle notifiche, però non sono fastidiose, potete anche magari toglierle su quella cosa lì. Però quando voi lavorate su una determinata piattaforma è necessario che qualcun altro abbia accesso a quella fanpage, perché laddove verrà bloccato il vostro account pubblicitario e siete gli unici amministratori di quella pagina, Facebook potrebbe anche eliminarvela perché non c'è più nessun altro che può accedervi. Quindi non solo tu non sarai mai più proprietario di quella pagina, perderesti follower, like, interazioni, contenuti, cioè praticamente il tuo mondo su Facebook. Ovvio che non devi preoccuparti se usi Facebook in maniera fittizia e ti serve solamente per creare gli annunci pubblicitari di Instagram. Però una cosa necessaria per cercare di evitare anche il ban, l'avere l'account bannato una volta che andremo a pubblicare i nostri contenuti e i nostri annunci su Instagram, è necessario che anche lì l'account pubblicitario funzioni. Quindi ricordate, Facebook e Instagram sono sempre la stessa cosa. Se ci bannano l'account pubblicitario di Facebook, vuol dire quindi che anche la pubblicità su Instagram non può funzionare. E quindi dobbiamo trovare una soluzione. La soluzione qual è? La soluzione potrebbe essere collegare un determinato account pubblicitario, o meglio, far accedere a qualcuno di vostra fiducia, estrema fiducia, ricordate, sulla vostra fanpage loro come amministratori della pagina, in modo tale da collegare poi il business manager di questa persona di estrema fiducia a un vostro account Instagram oppure, che ne so, numero WhatsApp, quello che meglio credete. Comunque, questo è un ottimo presupposto per partire alla grande, perché poi trovarsi con l'account bloccato a metà dell'opera potrebbe essere veramente problematico. E lì, quindi la questione si fa molto più pesante. Volevo anche mostrarti, magari nella prossima lezione, come risolvere questo banner, o meglio, come provarci. Quindi resta qui e ci vediamo al prossimo video.